Estamos por ahí. ¿Qué tal? Ya arrancamos. Buenas tardes. Ahí vamos, ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a dar un ratito para que se vayan conectando. Que si iniziano a collegare gli altri. Ciao, ciao a tutti. Eccoci qua, ci siamo quasi. Perfetto. Grazie. Ci siete? Avete tutto? Avete tutto? Avete la vostra sedia e anche la vostra pallina? Ce l'avete? Sì, ci siete? Ok. Ciao Cristi, sei pronta? Sei pronta Cristi? Ok, va bene. Allora, si parte. Lascio questa musica di sottofondo, se non si sente o qualcosa. La mia voce, fate un segno di qualcosa, ok? Bene. Allora, oggi vorrei provare un po' di cose. Quindi, se siete insieme, se siamo insieme, le provate con me. Se estamos juntos, la probamos juntas. Sì, quería probar algunas cosas. Entonces, empecemos un poquito nuestra planta del pie. Dalla pianta dei piedi, un pochino, iniziamo a impastare il nostro piede. Sappiamo più o meno già chi è conmigo da un pochino di tempo. Iniziamo ad impastare un po' i nostri piedi, ecco, con la pallina che avete scelto, ok? La pallina che avete scelto. Piazziamo un po' il piede su tutta la pallina e empujamos un pochito, entramos bien arriba de la pelota, entramos y amasamos, impastiamo il piede nella nostra pallina, ok? Entra, massaggio, inspira e lascia quando premi, sì, ok? Inspira e lascia. Oggi vorrei lavorare un po' sul lasciare, quisiera trabajar un poco sobre il non sostenere, che è qualcosa che a me costa tanto, quindi vorrei che lo lavorassimo insieme, ok? Oh, dai, ahí, empujate, amasa tu pie con la pelotita, tomate tu tiempo, es un poquito, ok, y vas a pasar al otro pie. ¿Sí? Bajas, paragoni, comparás un pie con otro. Inspiro, lascio l'aria, capisco dove sono e cambio. Altro piede, sì? Iniziamo, impastiamo l'altro piede. Vamos. A impastare l'altro piede, io sono sul destro. Vorrei che partire da adesso, non lo voglio dire perché forse cambi idea. Oggi è una giornata un po' speciale, quindi dale conmigo, empuja y amasa tu pie, passa il peso del cuerpo a la pelota, no estés acá, ¿sí? Centra el bacino sobre tu pie y de a poquito pasa el peso, inicia a pasar el peso del cuerpo a la pallina, vai e vieni, pianta, arco del piede, tallone, ¿sí? Ricordate il tallone, si ¿sí? Usa la sedia per
aiutarti a passare il peso, sì? Puoi fare un po' di molleggi, un pochino di ruote sopra il talone, un pochino di rimbalzi, sì? De ruote sopra l'arco. E passiamo all'avampiede e possiamo anche rimbalzare sul metatarso. Adesso aprendo bene le dita. Ah, esco dalla pallina. Apro le dita dei piedi, anche il mignolino e il piccolino. Apro e spalmo. Inspiro, lascio l'aria un attimo per capire se ci sono delle differenze, che sicuramente va a aver differenza se tra un piede e altro piede. Adesso. Si alza un pochino a camminare. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Ok. Ed esco un pochino a camminare sullo spazio. Cammino sullo spazio che ho, due, tre passetti, cambio di direzione, seguendo con la testa, no, voglio andare di un lato, cambio direzione, un pochino, sciolgo, vado, ok, vado sulla mezza punta e cammino sulla mezza punta, sì, talone su, talone si arriva, cammino sopra la media punta e nel pochino di spazio che tengo, puedo ir, volver, ok, tutte le direzioni. Ok, vado, vengo qua, mi trasformo in due persone, con lo specchio, ok? Bien. Voy y vengo, ok. Ahora voy a caminar con el talón, ok? Empiezo a caminar con el talón, levanto, sollevo la punta dei piedi, sì? Sollevo la punta dei piedi, quando mi vedete, qua mi vedete così, sollevo la punta dei piedi e cammino con i talloni. Ok, dejen las piernas estiradas, ¿sí? Allungate le gambe, poco a poco, ecco, allunga le gambe poco a poco, inizierà a sentirsi questo lavoro anche su tutta la schiena, perché per la schiena, sì, è per la colonna, poi vai il bordo esterno, tutto il bordo esterno, il bordo esterno del piede, sì? Bordo esterno, qua si rilasso le ginocchia e cammino col bordo esterno, sì? Bordo esterno del piede. Vado avanti, indietro, lo spazio che ho, lo spazio che tengo, voi para adelante e para atrás, appoggiando il bordo esterno del mio piede, ok? Voi vengo, poi adesso, adesso, bien, passamos al borde interno, relaja las rodillas, deja que se junte, rilassa le ginocchia, lascia che si uniscono, rilassa il peso verso il basso, sì? Rilassa la caviglia, affonda solo il bordo interno dei piedi e cammina quei piccoli passi che puoi dare nella tua stanza. A los pequeños pasos que puedes hacer en tu habitación, camina un poquito apoyando toda la planta, perdón, todo el bordo interno dei piedi a terra, ok? Questo osso che abbiamo qui, sì, lo usiamo come supporto, ci appoggiamo e spingiamo, empujamo sobre ese hueso che tenemos debajo del dedo gordo, que hace un poco mal y empujamos ahí. Ok. Hacia adentro, relaja las rodillas. Y relaja. Volve a caminar. Derecha, derecha. Caminiamo sulla stanza sentendo dei cambiamenti. Ok. Bene. E vai dietro e avanti, dietro ti freni, avanti, davanti, dietro,
davanti, dietro, vai davanti, qualcosa ti ferma e vai dietro, davanti, e ti sei ricordato di qualcosa e vai dietro, e avanti, sì? L'idea di muoverci come se ci ricordassimo chi ci siamo dimenticati qualcosa e quindi torna. E va. Chi concentrata sul piede e la spinta, tac, e vado, e vado, tac, e so. Finché si asse cichitito, vado a finire il movimento, piccolo vado, torno, vengo, vado. La stessa idea finché sparisca questo movimento, piano piano in un oscillare del peso del corpo sui nostri piedi, sentendo e non fermando, non faremo questo movimento, non fermiamo il movimento, sì? Iniziamo questa idea della pallina che avevamo sotto i piedi, della pelotita che teníamos debajo de nuestros pies, pero como los gatitos ahora, sí, como los gatitos cuando toman la teta de la mamá, sí, como i gattini, come i cuccioli, cuando ciucciano el seno de la mamá, que fanno questo con le manine, e anche noi adesso col pavimento, non fermando la oscillazione che può succedere del nostro peso del corpo, che va hacia adelante o va hacia atrás. Empujo, empujo, siento cómo se activa toda la pierna, anterior y posterior, las partes internas y externas, empujando con todos los deditos y el metatarso, el talón, y haciendo espacio en el arco del pie, haciendo espacio en el arco del pie, para engrandir el arco del pie, ¿ok? Ingrandisco quello spazio. E spingo, sì? Non mi muovo, spingo come se io volesse un piede va verso indietro, sì? Un piede va verso indietro, tac, e faccio questo, come se io tirasse, sì? Con questo spingo verso dietro e l'altro fa l'opposto, sì? Mi freno, uno alla volta, come i gattini, ok? Ok, estoy aquí, muy bien, siento un poquito de calor sobre mis piernas y también puedo empezar a sudar, a sentir que la musculatura interna del cuerpo inicia a lavorar. Adesso spingo con entrambi i piedi a terra per farmi spazio, pensando a essere uno scavatappo con le gambe, sí, como si fuéramos a destapar un vino hacia abajo, como un destapador. Con las piernas, hago lugar para toda la columna y relajo, relajo, tac, relazo, eso, pac, relazo, relazo, eso, pac, davanti, 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 y eso, adesso dietro, 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 como de taquito, ¿sí? Se pasa una pala, tac. Qua, pac, tac, tac, ok, sì, de là, davanti, tac, tac, dietro, 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 davanti, davanti, dietro, dietro, davanti, davanti, esso, e rilasso, ok, prendi un secondo la tua sedia, sì, piccolino riscaldamento, un secondo la tua sedia. Quindi ricordati di tutto quello che abbiamo lavorato l'altra volta, ok? Entonces, vamos un pochito más rápido siempre y cada vez. Subí las medias puntas y apoyar los talones. Salis le punte. Rimani con i talloni appoggiati, però non mollare qua, non cadere, spinge i talloni. Per poter centrare il tuo corpo, ok? Io sto, non sto qua, spingo i talloni per poter rientrare. Ricordiamo l'idea di alzarci.
Quindi facciamo questa idea di alzarci della sedia, di subir, di alzarlo, sì? Uno, ocho, dos, tres, cuatro, cinco, fuerza los pies, seis, siete, ocho, me quedo, relajo, ok. Adesso la stessa idea, però senza alzarci, ok? Solo la spinta. Uno, relax. Due, spingono i piedi. Tre, sono otto. Quattro, cinque. La stessa idea di alzarmi. Sei, sette, otto. Trattengo, lascio l'aria, relax. Ok, adesso. Adesso, sì, alziamo mezza punta, sì, mezza punta e mezza punta. Stessa spinta, sì, adesso che con la mezza spingiamo verso il basso, ok? Tac, e manteniamo semplicemente mezza punta e scendo, e mezza e scendo, sostengo il corpo, altri tre, sostengo, 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 tutta la parte interna del mio pavimento pelvico e mantengo i relasso. Ok, adesso la spinta del piede che mi serve per alzarmi e la spinta dei dorsali come appoggiati sul bancone, non appoggiati, sennò come salendo della piscina, ok? Mi impugno per salire della piscina, sì? Esta è la pileta, la piscina, come viene chiamata, me empujo, come quando voy a salir, è la misma idea, la stessa idea, sì? Ma la spinta sui grandi dorsali, che sui dorsali, sempre qua, ok? Allora, tu stai qui, e adesso facciamo una gamba alla volta, ok? Prima di tutto, ricordate di mantenere e trattenere la spinta di tutto il piede a terra, empuja con tutti i piedi, mantiene ahí la posizione, mantiene, inspira, lascia l'aria, inspira ancora e vai più dentro, come se infilassi un ago sull'ombelico e lo attacchi alla schiena, sì? Ma vai verso l'alto e allunghi spingendo verso il basso con i dorsali. Ok, mantieni, non mollare. Inspira e ogni volta vai più dentro del tuo corpo e ti allunghi. Ok, mantenendo questa posizione, dai, mantieni, mantieni tutto. Adesso andiamo con un piede alla volta con questa idea di alzarci. Ok, quindi facciamo un piede e torno. Spingo di più, no? Se calo, se caigo un pochino, vuelvo a empujar. Para subirme y otro pie y vuelvo y otro pie y vuelvo otro pie vuelvo otro. Puedes ayudarte spingiendo la sedia, sí, poco a poco, solo para mantener i piedi, ¿ok? Y para mantener la schiena. Torno, tac, torno, spinge, torno, ancora, torno, ultimo. Torno, spingo ancora, mantengo, mantengo la spinta dei piedi forte, ombelico alla columna, testa che cresce, dorsali che spingono verso il basso, inspiro per il naso e lascio per la bocca e adesso sì, mi alzo con la spinta dei piedi. Ok, posa un attimo la tua sedia. E adesso, sì, siamo sui nostri piedi, piedi paralleli, sì, e facciamo mezza punta, pianta del piede, sì, mezza, pianta, mezza. Ricordate adesso che sei in piedi, ricordatevi che stai in piedi ora, di lavorare lo che lavorate la silla. Empuja tus isquiones, los huesitos, hacia adentro y hace lugar para toda la columna, ¿ok? Y desde ahí, ayuda empujándote con i piedi,
Spingendo con i piedi, aiutati a creare più spazio dentro il tuo corpo. Aiutati a creare più spazio dentro il tuo corpo. Uno, e repite, e izquierda, sinistra, mezza destra, uno, sono quattro, e tre, e alterna, e un, due, e tre, quattro, ancora quattro, due, tre, e quattro, mantieni alto, alto al rilevé, ok? Rilevé, e pianta, rilevé, pianta, spingo, spingo e vado dentro, pianta, spingo, pianta, spingo, pianta, spingo, rilasso. Ok, adesso le dita, ok? Quindi, da qua, come sta meglio per far vedere, ok, questo piede da qua, sì? Da qua. Portiamo tallone dove finiscono le altre dita, con la gamba tesa. Non cado, ok? Sappiamo che sempre spingiamo, sempre mi empujo, entro, arriva le mie cadere, sì, non mi cado. Arriva le mie cadere, paralelas, non cado, sopra le mie. Ok, da qui, adesso, apro le dita, apro los dedos, sì? E empujo la planta. E ora, sì? Voy a estirar el pie hacia adelante hasta despegar los dedos del piso. Y los dedos entran y salen. Solo los dedos. Spalmo, spingo, spalmo, spingo. Y el resto del cuerpo no se mueve. Uno, solo otto per gambe, ¿ok? ¿Sí? Questo fanno le dita. Tac. Y due, y tre, y cuatro, cinco, seis. Sette, cambio gamba, esce l'altra, usciva il tallone, così allungo, spingo con entrambi i talloni, poi allungo la punta del piede in avanti, mantengo il fronte del corpo, e da lì, spalmo le dita, spingo le dita, spalmo, spingo, solo le dita, e nel frattempo la gamba si allunga e si allarga más. Se allarga más empujando de la pierna que me sostiene, de la gamba que me sostiene. Ok, altri 4, 2, 3, 4, e relaxo. Ok, bene. Allora, proviamo una cosa prima di salire sulle scarpe. Sì, proviamo una piccola cosa. Iniziamo a camminare in cerchio, sì? In un cerchio grande, pensando a avere l'idea come se fossimo un aereo, come se fuéramos una elise, no? Voy derecho y cuando quiero doblar, sì? Doblo. Y eso, e questo mi fa mantenere la circolarità della mia camminata, sì? Poi voglio continuare dritto, torno, giro altro lato, ok? E così provoco dei semicircolari a terra. Tac, sì? Ok, cambio senso. Ricordiamo di guidare queste direzioni col busto. Cambio senso. Un momento tengo che passare per il centro per cambiare il sentido. Arrivo. Creo la dirección, cambio el sentido. Tac. Cambio el sentido. Ok. Me quedo. Grande el cerchio. Quel que posso. Più piccolo, più piccolo. Più piccolo ancora. Casi como un perro que se quiere comer su cola. Como un cane que se mangia la cola. Vai, vai, vai. Finché ti girerà la testa. E ti vai hacia l'altro lato col grande. Se ti è girata la testa, pazienza, cambia direzione. Cambia direzione. Cammino in circolo, creando un dibujo circolare a terra. Lo faccio più piccolo, lo hago más chiquito. Más chiquito. Cane che si mangia la coda quasi sul posto.
Piano piano più grande, così non ti gira la testa. Guardati intorno, adesso che finisci, testa arriva al centro. Ok, piedi paralleli, ascolta il movimento del corpo. Ok, e torna. Adesso sì, mettiti le scarpe con cui hai deciso di lavorare. Nel frattempo io mi prendo un mate. Ti metti le scarpe. Ok. E adesso lavoriamo su altre camminate, un po' con questa circolarità, per poi mettere dentro la musica. Quindi, come va? Va bene? Brava Nati, mi disse Pablito che sta alla habitación. Gracias, mi amor. Muy bien. ¿Están listos? ¿Siete pronti? ¿Ci siete? Bene. Ti do anche 2 secondi in più, perché non so che tipo di scarpe hai messo, se le avevi vicino, se ti eri già preparato tutto. Cambio la musica mentre ti allacci le tue scarpe. Mozart, va bene. No, Mozart no. Ok, dai, sì. Si sente poco poco dietro la musica? Ok. No, sapete cosa? Vado direttamente a lavorare sul brano che volevo lavorare. Un pochino questo mi piace. Verso il centro e su di quello va il tuo busto per permetterti di fare un cerchio più piccolo o più ampio. Okay? Adesso lavora con l'idea di lasciare qualcosa dietro. Quando cammini, lasci qualcosa dietro, sì? Qualcosa che. Ok, se ne è andata. La lascio. Lascio dietro a lungo. Cambio senso. Lascio. Adesso. Ok. Ora, sempre con le camminate, vamos a hacer. Caminatas en diagonal, ok? Vamos a hacer, ponernos sobre una diagonal, ¿sí? En este caso, pienso que si van a trabajar a espejo, si lavorate a specchio con me, io voi sarete appoggiandovi sulla gamba destra, ma invece io sono sulla sinistra per partire con la destra, ok? E voi l'opposto. Quindi, mi torso in diagonale, quiero trabajar
algo que voy dejando atrás. Voy dejando atrás, pero lo voy mirando, ¿ok? No sé, puedo pensar a qualcosa que... Poi lo parliamo sull'interpretazione. Qualcosa che adesso questo obbligo di distanziamento sociale mi ha obbligato in un certo punto a lasciare delle cose dietro, a lasciare delle cose, perché io, non lo so, ho dovuto lasciare una persona perché adesso sono a casa e non la posso vedere, ho dovuto lasciare il tango perché non mi posso incontrare un tango, sì? Ma prima di reinventarmi in certo modo, voglio vedere un attimo quello che ho lasciato. Quindi lavoriamo con quelle cose che, anche abitudini, vestiti, se abbiamo fatto pulizia, non lo so, qualsiasi cosa che lasciamo, la vogliamo vedere. Quindi, adesso, gamba sinistra, per voi sarà la destra, vedete? Sì, sì. La gamba... Non quella che è rivolta a me, la gamba interna va dietro, dietro, e adesso fai un perno sulla gamba che ultima hai dato il passo. In questo caso voi sarete con la gamba sinistra, io lo faccio con la destra, per fare un pivot, come se io volesse, come se quisiera essere un passo hacia adelante. Però questa misma pierna me empuja atrás, e ahí lo miré. ¿Ok? Bien. Vamos de nuevo acá. Entonces, atrás, atrás, giro, atrás. Muy bien. Un poco más acá. Atrás. Adesso toca la otra gamba. Dietro, dietro, gira y dietro. Y dietro, dietro. Dietro, gira indietro, ok? Così arriveremo fino alla parete. Te lo faccio vedere più da vicino, ok? Quindi parto con la gamba non rivolta a me, se no l'altra gamba. Dietro, dietro, giro, giro e spingo dietro. I, ok? Spingo dietro, i. Dietro, 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 spingo dietro. Adesso, altra gamba, dietro, dietro, gira, spinge dietro. Dietro, dietro, gira, spingo dietro. Dietro, dietro, gira, spingo dietro. Quindi, recupero. Sono due passi con una ruotazione e una nuova spinta verso l'indietro. Quindi, e sempre sono verso le diagonali, sì? Sempre verso le diagonali, come se fare un zigzag, ok? Diagonale, 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 diagonale. Quindi, lo faccio più piccino. Dietro, dietro. Adesso pivot, come per fare un 8 avanti, ma invece di fare un 8 avanti, vado dietro e continuo verso quella direzione. Due passi. Uno, due, ruoto prima per 8 avanti e spingo dietro. E ancora, continuo verso quella direzione. Uno, due, ruota, spingo. E uno, due, ruota, spingo. E uno, due, ruota, spingo. E uno, due, ruota, spingo. Ok, lo rifacciamo. Avete vicino una parete anche, qualsiasi cosa, giusto per sapere. Quindi, recupero. E dietro, dietro, spingo dietro. Dietro, dietro, gira dietro. Dietro, dietro, gira dietro. I, dietro, dietro, gira, dietro. Ok, lo stesso si può fare avanti, ma lo facciamo solo indietro. I, dietro, dietro, spingo, dietro. Dietro, dietro, spingo, dietro. Dietro, dietro, spingo, dietro. Dietro, dietro, spingo, dietro. Ok,
Dai, ancora un'altra volta. In. Dietro, dietro, spingo dietro. Dietro, dietro, giro dietro. Dietro, dietro, giro dietro. Passo, passo, gira, passo. Come va? È stato chiaro? Allora, lo rifaccio un pochino più andante, così potete vedere di cosa si tratta senza spiegarlo a voce. Quindi, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Sì? Due passi sulla stessa direzione. Un pivot che mi cambia direzione e poi continuo verso quella direzione. Due passi, pivot, passo. Due passi, pivot, passo. Due passi, ok? Rifaccio. Due passi, pivot, passo. Due passi, pivot, passo. Due passi, pivot, passo. Due passi, pivot, passo. Ok? Ci siamo? Lo facciamo con una musica che si chiama Encanto Rojo, perché vorrei arrivare così verso la parete. Encanto Rojo. Pam, 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 pam. Si sente? Penso che arriva lì. Ok. Quindi, iniziamo tranquilli. 6, 7, e 1, 2, passi. 1, 2, 1, 2, 1. Dos e uno. Ok, facciamolo lento adesso, recupera, prende spazio, va, va, i, un, dos, gira, pass, pass, un, dos, gira, pass, i, un, dos, gira, pass, un, dos, gira, pass, i, un, dos, gira, pas. Un, dos, gira, pas. Ok, dai, rifacciamo che incolliamo l'altra camminata. Mettiamo un pochino più lento. Okay. 7, 5, 6, 7, i. Un, dos, gira, i. Un, dos, gira, pas. E passo, passo pivot, passo, passo, passo pivot, passo, passo, passo pivot, passo, passo, passo pivot, passo, ok. Ancora ultima e la incolliamo all'altra camminata, ok? 5. Ok, I, un, dos, giro, pas, I, un, dos, giro, pas, un, dos, giro, paso, un, dos, giro, pas, I. È importante per questa camminata, sì, che l'idea di spingere dalla gamba base, facciamo gli ultimi due passi, no? Se io faccio gli ultimi due passi, l'ultimo momento dopo il pivot, sì? Dopo il pivot, io quando ho fatto uno, due, adesso sto per fare il pivot, che era l'idea di fare un occhio avanti, ruoto e poi da qua spingo. Adesso non abbiamo tanto spazio per proiettare, quindi lo facciamo piccolino, quindi se sono sulla gamba destra dopo aver fatto il pivot, spingo.
spingo e su quella direzione nuova vado. Quindi adesso sono sulla gamba opposta, che sarebbe l'altra opzione dell'altro lato, e spingo, unisco al ruoto, spingo, lascio le gambe aperte, spingo, e spingo, e spingo, e spingo, e spingo. Vi faccio vedere il movimento dalle anche come succede, sì? Io ho fatto 1, 2, momento di ruotare, e adesso vi lo faccio di seguito, sì? Ecco, spingo, spingo, e 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 spingo, ok? E composto questo movimento, ultima volta insieme e poi unito. Lo facciamo 4 volte e continuiamo. 7, e 1, 2, ruoto, spingo, 1, 2, ruoto, spingo, 1, 2, ruoto, spingo, ultimo, 1, 2, ruoto, spingo, ok, e da qua, avanti, avanti, una camminata in cerchio, 2, e recupero il front, ok, 1, 2, 3, ok, bene, quindi adesso alterniamo ed abbiniamo l'inizio della prima camminata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, quindi la prima idea, sì? Se noi sentiamo questo brano, un canto rojo, che dopo ve lo scrivo e ve lo potete sentire anche a casa, prendiamo solo l'inizio e l'introduzione, sì? Abbiamo, se io lo conto, 1, 2, sì? In questo tempo ne abbiamo 2 introduzioni. Ve lo faccio un attimo sentire. 3, 4, 5, 6, 7. Adesso cambio. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, e ricambio un'altra volta. Quindi prendiamo i primi 8, il secondo 8. Ok? Quindi io sto qua con questa cosa che io sto lasciando, dovrò lasciare, potete viaggiare in vostra mente, può essere un qualcuno, qualcuna, un niente, voi stessi che vi guardate, quello che volete, poi anche più per la tragedia possiamo anche mettere una sedia, ma adesso no. Quindi, allora, togliamolo dal marchio, bene, quindi io sto qua così mi vedo completa, e i primi 8, ce l'ho proprio di fronte, perché forse sono io stessa, sì? I primi 8, sì? Quindi io inizio prima. Premo i primi 8 tempi per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Questa cosa che io ho di fronte a me, sì? Che seguitela. Pensate prima alla cosa che avete di fronte a voi. Io questa cosa di fronte a me, per fare con la camminata, ok? Io ho questa cosa di fronte a me, quindi questa cosa si inizia a muovere e io la seguo, la seguo, sì? La seguo e questo crea il mio movimento, sì? La seguo, seguo quella cosa che ho davanti di me, ok? E questo crea il mio movimento, ok? Quindi adesso io ho messo una pallina per voi e anche adesso io insieme a voi ci penserò a un qualcuno o una cosa che io voglio lasciare. Nel momento mi accompagna, ce l'ho davanti, la vedo, ok?
ok? Ci guardiamo un attimo, prima già dall'inizio della musica, ci guardiamo. E quando inizia la musica sono questi primi 8 tempi che questa cosa che ho di fronte a me si muove e mi fa camminare in cerchio, perché si muove in cerchio intorno a me, ci muoviamo insieme come un careo. Ok? Proviamo? Va bene? Sì, grazie. Faccio tutto io da sola, rispondo da sola, ok. Va bene. Partiamo? E iniziano subito i primi 8. Voglio che voi già siate pronti in piedi, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si muove. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, quindi vorrei occupare meno tempo ancora, quindi già i primi 4 per guardarci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4 passi che mi fanno tornare al fronte. Quindi, sto qui. 1, 2, 3. Al 4 già questa cosa si inizia a muovere, quindi io inizio dalla testa, ok? Si inizia a muovere dalla testa, si muove. 1, 2, 3, 4. I, ok? 1, 2, 3, 4, I. Quindi, fate come me, se no dovete fare tutto il contrario. Sto qua, inizio a camminare con la gamba sinistra, 4 passi. Sinistra, 2, 3, finisco con la destra. Mi si è piantata di fronte questa cosa, quindi io mi fermo e dico, mo ti lascio andare e me ne vado. E lì mettiamo la camminata che abbiamo appena fatto, ok? 1, 2, giro, 3, 1, 2, giro, 3, e mi allontano di quella cosa, mi allontano di quella cosa, sì? E sempre fissandola a quella cosa. Quindi, adesso, vediamo se c'entra con la musica. Voi mettetevi pronti, i primi 4 tempi io metto play e corro dietro, ma sono i 4 tempi, sono i 4 tempi che teniamo per mirare esa cosa in frente de nosotros, esa idea, esa emoción, esa cosa, esa ropa, esa persona que queremos dejar en ese momento. Va, que al momento nos va a acompañar 4 pasos. 2, 3, 4, y si muevo. 2, 3, 4, y 1, 2, y 5, 2, y 1, 2, y 1, 2, y 1. Ok, ok, senza, è pulito quello che stiamo facendo. Voi lo provate poi a casa anche sopra con la musica a vostra palla. Quindi 4 tempi, ce l'ho questa cosa qua. 1, 2, 3, 4. Adesso al 4, 1, 2, 3, e già si inizia a muovere, così mi becca la gamba sinistra nel 1, 2, 3, 4, I, mi freno, come la camminata che abbiamo fatto all'inizio. Davanti I, mi tiro indietro, sì? Mi freno I, questa camminata, ok? Quindi era 1, 2, 3, 4, I, faccio quella di prima. 1, 2, 3, e questa cosa si è mossa là. 1, 2, 3, I, 1, 2, giro, ci sono 4, 1, 2, e lì mi girerò verso una parete o quello che avete. Se non avete parete, mettete la sedia e fate che sia la vostra parete, ok? Quindi proviamo se lo possiamo fare insieme con la musica, ok? Io spero che si sente la musica, però non parlare tanto alto, così potete sentirle. Primi 4, io corro, voi vi preparate a guardare chi, cosa, come, quando, quello che state guardando. 1, 2, 3, I. 1, 2, 3, I. 1, 2, I. 1, 2, I. 1, 2, I. 1, 2, I.
Quindi, ho sbagliato passaggio io, ma non fa niente, sicuramente voi no. Contiamo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, i. 1, 2, 3, 4, tac. E quando mi giro l'ultima volta, ho preso. E mi sono girato, ho detto ok, ma basta, non ti guardo più, ho deciso di lasciare questa cosa, ciao, la lascio, va bene? Facciamo questa qua, vai, insieme, ultima volta. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok, momento successivo. Ultima volta insieme e facciamo il momento successivo, ok? Facciamo molto veloce. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 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
Ultima, sì? Tres, quattro, un, dos, tres, quattro, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tam, tras, 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 e pam. Ok, quindi noi siamo arrivati, abbiamo fatto ta, i, un, i, dos, ta, ta, ra, ta, ultimo, pam, pam, pum, i me giro, sì? Do la schiena, e l'ultimo, passo indietro, me giro, e fa, destra, i, fa, ram, cham, pam, 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 e pum, ram, pam. Quindi abbiamo fatto l'ultimo, abbiamo fatto l'ultimo, un, cha, un, cha, un, cha, un, cha, incrocio sinistra, dietro mi sono girata le schiena. Adesso faccio destra, occio, dietro, 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 sì, inizio un voleo lineare, rulo, posa, ok? Insieme, quindi ho fatto l'ultimo qua, mi giro, guardo la parete, vado. Destra, rimbalza con occhio avanti, sì? Destra, i, un, due, tre, e fa. Da qui, incrocia, sì? Incrocia e gira, sì? Cambia direzione, possa. Lo faccio di fronte, come se voi siete la mia parete. I, io sto, sono arrivata qua. Mi giro, sono nella mia parete. I, destra, rimbalza, dietro, 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 pose. Da questa pose, sì, adesso non ho spazio, ma potrebbe essere più, ecco, da qua, incrocia avanti, sì, incrocia avanti, posa,
qua. Va bene? Vamos! Insieme con la musica fin qua. Tres, quattro, un, due, tre, quattro, un, due, un, due, un, due, un, due. Metto l'ultima parte, tutto, 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 ok? Dos, gira, un, dos, i. Scusate. Ok, ne abbiamo un momento di pausa, dimenticato. Tres, qua, i, un, due, tre, qua, i, un, due, i. Un, due, i, un, due, i, un, due, giro, una, pam, 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 pam. Quindi, ne hai un, due, and due, quando arrivi qua, sì, un, due, shh. Un, due, tre, shh. Un, due, tre, shh. Ultimo, incrocia dietro, guarda, destra, un, due, tre, fa, sei arrivato qua, incrocia, fa, ram, tan, tan, ram, pam, pam, fa, ram, pam, 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 pam. Vamos, juntas. Tres, cuatro, y un, dos, tres, cuatro, y un, dos, y un, dos, y un, dos, y un, dos, y uno. Niente, l'altro sto inventando, solo con me, dall'inizio fin qua, ok? Vamos, da capo! Ti do il tempo ancora, mettiti pronta, pronto? Uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, uno, due, uno, due, uno, due, uno. Dai ancora, ultima volta. Questo sei finito. Ok, si taglia un attimo Instagram, continua altri 10 minuti, poi non si taglia. Ok, finalizzo qui, ritorno subito. Ok, siamo. Ci sei? Ok? Perfetto. Bene. Partiamo con l'ultima parte. Quindi siete rimasti in dubbio. Altre due volte insieme e poi lo lasciamo. Se. I sinistri. Qua. I. Un. Due. Un, due, un, due, un, due, uno. Come va? Ancora? Ultima? Dai, ultima volta. Qua, un.
continuazione. Poi vi faccio un video, vi rimando come lo posso continuare, sta pure per finire la batteria del mio computer. A me piacerebbe, sì, a me piacerebbe che se avete un video, che vi fate un video su questo brano, Encanto Rojo. Io ho usato quella del Fabio Haber, sì, del sestetto Fabio Haber. Fatevi un video e mandatemelo in privato, così posso vedere come è venuto, domande che avete, perché questa camminata sembra semplice ma è un pochino difficile. Quindi lo faccio tutto senza musica, così potete vedere questa piccola struttura per cominciare. Prima lo dico, dopo lo faccio e provo a non parlare, ok? Quindi abbiamo detto i primi quattro tempi. Ne ho qualcosa davanti, chi, una cosa, un sentimento, quello che io voglio, ce l'ho davanti. E mi prendo tutto il tempo che voglio per essere con quella cosa là. Quella cosa si inizia a spostare, inizia a venire intorno a me e io la inizio a guardare, sì? E poi vengono questi quattro tempi che adesso ci ha dato la musica, sì? Se ne va verso la diagonale davanti e sono io adesso che mi fermo e mi ritiro indietro, ok? Basta, ti lascio. Uno, due e ti lascio ancora, ma ti guardo. E me ne vado anche guardandoti. Uno, due, ish. Uno, due, ish. Ultimo. Uno, due, ish. Va. Mi giro. Verso le, do la schiena a voi, shak, occhio avanti con la gamba destra, pam, taglio, dietro, stop, e incrocio avanti, bandera, ampa, e finisco. Ve lo faccio adesso con la musica, vediamo se riesco a farlo. E con questo ci salutiamo. E spero i vostri video, ok? Se non ve lo ricordate, ve lo inventate, ok? Ma spererò i vostri video, così mi mandate le vostre versioni, ok? Non ho fatto vedere niente sul maschile, diciamo, l'essenza maschile, ma potresti usare gli stessi passi. Anzi, starei molto curiosa a ver, chicos, che ognuno possa mettere quello che vuole, sì? Mi mandassero pure i vostri video di chi lo ha provato a fare a casa, ok? Quindi faccio una volta con la musica, spero di riuscire, riuscirò. Ok, tac. Varie volte, quindi puoi rifare varie volte questo percorso, ok? Anche nell'adagio puoi prendere un tempo per provare le camminate, sì? Le camminate circolari. Ho fatto un ripasso con la musica, faccio questo piccolo adagio, ti faccio vedere le camminate e poi ciao. Thank you.
Bene. Allora, ho usato le due camminate che abbiamo fatto dall'inizio in più a questa piccola struttura che abbiamo giocato, ok? Spero i vostri video, spero i vostri commenti, che mi raccontate com'è, dubbi, quello che avete e i vostri desideri per il nostro primo incontro. Vi mando un abbraccio e ci vediamo la prossima volta.